dal titolo «Dalla stalla alle stelle», uno studioso locale, Giuseppe Iacone, tratteggia la storia del santuario di Santa Maria delle Grazie di Francavilla a Mare. Secondo la tradizione storico-religiosa, il culto ebbe inizio il 17 agosto del 1623, quando la Madonna apparve in sogno ad una povera donna cieca di nome Laura, invitandola a riportare in luce, in una stalla, una sua immagine che giaceva, vicino alla mangiatoia, sepolta dall'ordure. Il padrone della stalla non lo permise fino a quando, avvertimenti divini e segnali calamitosi, tra cui la morte improvvisa dei suoi buoi, lo convinsero a favorire il ritrovamento dell'immagine. Laura recuperò la vista. Avvennero prodigi e miracoli che si diffusero fra la gente e la stalla, rapidamente, si trasformò in luogo cultuale e in una chiesa che si ampliò nel corso dei secoli. Durante l'ultima guerra l'edificio fu distrutto dai bombardamenti. Circondario di Francavilla, nella Valle del Foro, Vacri, paese di circa 2000 anime, ha avuto una particolare devozione per il santuario sin dagli anni della sua fondazione, perché, secondo la tradizione popolare, la Madonna intervenne per liberarlo dai flagelli delle frequenti grandinate che devastavano i raccolti. La popolazione, allora composta da contadini e pastori, fece voto perciò di recarsi ogni anno in pellegrinaggio al santuario di Francavilla per la protezione ricevuta. Chiesa parrocchiale del paese si conserva un bel dipinto secentesco di una Madonna col bambino, copia dell'affresco rinvenuto nella stalla. Questa è la ragione per cui, durante la notte che precede ogni seconda domenica di maggio, i vacresi compiono un viaggio votivo a piedi, trasferendo a Francavilla l'immagine sacra in loro possesso e in copia, per evitare danni all'originale. Lei è il deputato del pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie, ecco. Ma ne siamo sei deputati di questa festa, no? E in eredità nella famiglia? La famiglia, mio padre faceva questo, mio fratello pure. Siamo circa 60-70 anni che facciamo questa festa, 70 anni, sì. Più di 70 anni. E quindi ora alle 2 partite per... Alle 2 partiamo per Francavilla. E arriviamo alle 8, alle 7 e mezza a Francavilla. Ma è molto tempo la storia che si va a Francavilla, una delusione che noi andiamo a Francavilla. Questo che è stato, quando è stata l'apparizione di Maria Vergine a Francavilla? Non so se è stata nel 1623-24, insomma, più o meno. E allora anche i paesi intorno facevano questo pellegrinaggio, comprese noi, il popolo, cioè loro, il popolo di Vari che c'era quella volta. Ma poi gli altri paesi l'hanno tralassato e Vacra ha continuato dal 1600, insomma dall'apparizione di Maria Vergine a Francavilla. E che significato ha questo pellegrinaggio? Il significato che il popolo di Vacra è rimasto devoto alla Madonna e hanno continuato a fare questo pellegrinaggio, anno per anno. Si parte alle 2 alle 2 di notte da qua e si arriva a Francavilla verso le 8, le 7 e mezza, le 8. Poi si prosegue per la chiesa parrocchiale di Francavilla, perché prima c'era la grande parrocchia della Madonna delle Grazie. Già quella è stata distrutta dai tedeschi. Qual è il compito dei deputati? Il compito nostro è che anno per anno, noi per esempio una settimana prima della prima domenica di maggio passiamo per tutte le contrade, ognuno fa la sua contrada,
girando per fare per scrivere le cartelle dei bambini e delle ragazze, per fare i sorteggi del quadro che sarà sorteggiata la prima domenica di maggio. Già si vede che tutta la gioventù, si accodono a noi anziani, no, questa è una tradizione che non finirà mai per Vagri. Cioè il giorno più bello. Il giorno più bello, sì. Poi c'è stato un anno che qui c'era il sindaco della famiglia Nicolini, e allora aveva... all'inizio del secolo forse è stato, sì. E allora aveva impedito al popolo di fare questo pellegrinaggio, questa seconda domenica di maggio. Se non che il popolo di Vagra ha preso un'immagine della Madonna, l'ha messa in Gimanacan. Un santino, sì, una figurina. E hanno andato lo stesso a Francavilla. Però quel giorno che è venuta una grandinata, perché questo Nicolino c'aveva molti poteri qui a Vagri, al lato di là, insomma. Gli ha distrutto tutta la campagna, insomma, la grandinata. E poi da quella volta, insomma, non è stato più... Ha messo giudizio al riguardo. Ah, quindi la Madonna protegge dalla grandine? Da tutto, sì. Da sì. Che cosa in particolare? Da tutto, la Madonna protegge da tutte le cose che esista sulla vita dell'uomo. Oggi è ancora più importante. Naturalmente, oggi è ancora più importante di prima, sì. Ancora più importante anche del secolo scorso. Il viaggio notturno si svolge attraverso sentieri di campagna e lungo la valle del Foro fino a Francavilla. L'immagine viene portata solo da ragazze nubili e non fidanzate. Ognuno reca un cero acceso e recita preghiere e canti religiosi. Si sosta per brevi ristori rituali in luoghi ben precisi, all'andata come al ritorno. Si usa ancora, in qualche caso, consumare una semplice pizza per colazione. Ci teniamo tanto noi a questa processione, che dai nonni, dai nostri nonni che lo fanno. Di che mi ricordo io? Ho 57 anni. Ma si chiedono grazie, che cosa? Sì, uno chiede una grazia, fa una preghiera che pensa di avere... Ci teniamo a questa processione tanto. Prima c'era molta secca di acqua e allora si faceva queste processioni, si andava, faceva le preghiere per la pioggia, per tutto. Ci tengono tutto, uno chiede una grazia che vuole dalla Madonna, si esprime. Quando era prima della guerra, era tanto grande, quando c'era quella bella Madonna delle Grazie, faceva metto pulire, belle grandi con la chiesa. Adesso la musica tra i tedeschi. La ruota casa, chi vuole fare? Voi ci venite sempre a pellegrinaggio? Sì, sempre. Se, soltanto tre anni fa sono stato all'ospedale e non sono potuto venire a bagnare. Ma te lo sei ricordato che ci stava lo pellegrinaggio? Sì, sempre. Fino alla morte. Veramente questa la traduzione che è stata oltre 300 anni da Francavilla Vagri. Poi... Quando è stato nel 43 della guerra, e allora si è stato attraversato un brico non tanto bene, che la chiesa qua era già sotto sopra, arrotecata. Allora noi abbiamo andato a qua a venire con le macerie. Sopra le macerie ci abbiamo trattato. E allora... Mentre che noi abbiamo venuto qua, per tutto il fabbricato arrotecato. E allora sopra la macerie stessa abbiamo avuto il prete e abbiamo detto questa a messa.
con questo abbiamo seguitato a venire. È una traduzione che c'è stata da mio nonno, da mio padre e da me, e forse che presto verrà anche i nostri nipoti. Potendo più concludersi al santuario, raggiunge la chiesa parrocchiale, dove l'immagine viene lasciata fino a quando, nel pomeriggio, si riprende il viaggio di ritorno. Andavano a consumare la colazione sulla spiaggia. Per molti era il primo incontro col mare e per i bambini avveniva il rito purificatorio col bagno, la prima volta nel mare. Nella notte il ragazzino a Vacheri sentiva a un certo momento scoppi di mortaretti verso le due. Allora non c'era neppure l'orologio da consultare, e poi ecco gente che in arrivo dietro un'immagine della Madonna, si immagina, perché io sono a letto, sono ancora fanciulletto e perciò sorpreso nel sonno, si sente lo scalpiccio sul selciato e poi ecco si leva un canto che subito si robustisce, gagliardo, perché le energie sono ancora fresche, e si va la seconda domenica di maggio a Francavilla. Evidentemente anche mia madre, prima che avesse una famiglia tanto numerosa, era in mezzo ai pellegrini. Il silenzio poi, perché entrato nel seminario 1931, e mi rimase questa celebrazione solo come un ricordo sempre più lontano, ma era nel cuore. Poi da sacerdote, ecco, mi si fa vicino il pellegrinaggio, vi assisto più di una volta. Ebbene, era come un viaggio veramente nella profondità. Adesso non vorrei sprecare paroloni, ma è un recuperare dal profondo. Per me, come Vacrese, così era, un viaggio nella profondità, a ricercare una radice che non ammette di essere portata alla luce senza pregiudizio, però è lì viva, vivace, e chissà, promette ulteriori grazie e illuminazioni che vengono da quel mondo misterioso, ma così vicino a noi, così pieno di consolazione. La tradizione è veramente viva e molto sentita a Vacri, che durante il sacro viaggio quasi si svuota. Nel 1888 Francesco Paolo Michetti fu colpito da queste scene di devozione e le fotografò per lo studio di una delle sue tele sui pellegrinaggi abruzzesi. Gabriele D'Annunzio ha descritto il singolare spettacolo del 17 agosto della festa della Madonna delle Grazie con le contadine che portavano doni dietro la statua sacra.
Nel 1945, sfidando le mine tedesche disseminate lungo i sentieri della Valle del Foro, i vacresi ugualmente raggiunsero Francavilla per pregare sulle macerie del santuario. Quelle di Vacri, una leggenda di fondazione di un santuario e una tradizione votiva del paese che commuovono per la intensità e la semplicità. Continuate anche quando la chiesa è andata distrutta. Quello che poi sorprende maggiormente è il legame che, in forza del culto, si è instaurato tra due paesi, a riprova dei valori di solidarietà che le tradizioni popolari religiose sono in grado di creare. Thank you.